Vous savez, mes amis bien-aimés, que le thème de ce matin, c'est Il y a un homme dans le ciel. Miei carissimi amici, voi sapete che il tema di questa mattina è C'è un uomo nel cielo. Mais à mesure que les jours passent, ma man mano che i giorni trascorrono, è che il 25e camp de Bethel approche de sa fin. E che il 25esimo campo di Bethel sta avvicinandosi alla fine. Je sens grandir ma responsabilité. Sento crescere la mia responsabilità. Devant ce Dieu qui me fait encore la grâce de le servir. Davanti mia responsabilità, davanti a questo Dio, questo grande Dio che mi fa la grazia di servirlo. Et de le servir probablement pour la dernière fois parmi vous en Italie. E di servirlo forse per l'ultima volta tra voi in Italia. Je sais que j'aurai à répondre de toutes les paroles qui seront sorties de ma bouche. E so che dovrò rispondere di ogni parola che sarà uscita dalla mia bocca. C'est Jésus lui-même qui a déclaré cela. E Gesù stesso ha fatto questa dichiarazione, ha detto questo. Chapitre 12 de Matthieu. Al capitolo 12 di Matteo. Je vous dis que de toute parole oiseuse. Io vi dico che di ogni parola oziosa que les hommes auront sorti de leur bouche, gli uomini avranno pronunciato, il faudra rendre compte au jour du jugement. Bisognerà renderne conto nel giorno del giudizio. Et Jésus ajoutait, et Gesù aggiungeva, car par toutes tes paroles tu seras justifié, perché per ogni tua parola sarai giustificato. E per te parole tu sarai condannato. E per le tue parole sarai condannato. Si cela è vrai pour tout homme. Se questo è vero per ogni essere umano, combien plus celui a qui Dieu confie la responsabilité de vous enseigner. Quanto più questa responsabilità è nostra, che abbiamo ricevuto la responsabilità di insegnarla. Surtout quand vous m'avez demandé de vous parler de Jésus. E soprattutto quando voi mi avete chiesto di parlare di Gesù. Pour répondre à votre demande, comme à celle de Poggio Hubertini, per rispondere alla vostra domanda, come a celle de Poggio come a quella rivoltami da Poggio Hubertini, j'ai traversé spécialement l'océan. Ho attraversato per questo l'oceano. Après m'être tenu vraiment devant Dieu. Dopo essere rimasto davanti al Signore. Pour savoir comment je devais traiter mes sujets. Per sapere come avrei dovuto svolgere questi argomenti. Parce que je savais que mon Dieu et Père serait le premier auditeur de tout ce que je dirais. Perché io mi rendevo ben conto che il mio primo uditore di tutto quello che avrei detto sarebbe stato il mio Dio e Padre. E surtout de toutes les paroles que je dirais sur son fils unique et bien-aimé. E soprattutto di tutte le parole che avrei detto intorno al suo figliuolo unico e diletto. Qui est appelé le Seigneur de gloire. Che viene chiamato il Signore della gloria. Il était donc question que seul le Saint-Esprit nous possède. Quindi si tratta che era necessario che lo Spirito Santo ci possedesse. Celui qui est appelé l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit. Quello che viene chiamato lo Spirito della gloria, lo Spirito Santo. Car Jésus l'a dit encore. Perché Gesù l'ha detto. De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. La bocca parlerà di quel che trabocca dal cuore. Alors ce que le Père m'a fait comprendre. Ebbene, quello che il Padre mi ha fatto capire. C'est qu'il était préférable que je laisse son Fils nous parler lui-même. E che è stato questo, che era preferibile che io lasciassi parlare il suo figliuolo. Car si le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront point. Perché se i cieli e la terra passeranno, la sua parola non passerà. Et c'est ainsi que nous avons cherché à écouter ensemble Jésus. Ed è in questo modo che abbiamo provato ad ascoltare insieme il Signore Gesù. Jésus nous parlait de tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes. Gesù ci ha parlato di tutto quello che lo riguarda nella legge e nei profeti. Alors nous sommes devenus les compagnons des disciples d'Emmaüs. E quindi siamo diventati i compagni di viaggio dei discepoli di Emmaus.
E nous avons appris avec eux comment nos cœurs peuvent être rendus brûlants pour le Seigneur. E con loro abbiamo appreso, imparato come i nostri cuori possano diventare ardenti per il Signore. Même aujourd'hui. E questo anche oggi. E cela nous a conduit à suivre la méthode de Jésus. E questo ci ha condotti a seguire il metodo di Gesù. Pour répondre à son affirmation, per rispondere alla sua affermazione, avant qu'Abraham fût, je suis. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Ce fut donc le deuxième message. Quindi questo fu il mio secondo messaggio. Et suivant avec Jésus la vie d'Abraham. E poi con Gesù abbiamo seguito la vita di Abramo. Nous avons découvert les traces que le père des croyants avait laissées. E poi abbiamo scoperto quali tracce avesse lasciato il padre dei credenti. Et que tout croyant doit suivre. E che ogni cristiano deve seguire. Dieu d'abord. Dio in primo luogo. Dans nos relations avec lui. Questo nelle nostre relazioni con Dio. Soit d'abord dans nos relations avec notre prochain. Poi l'altro prima nelle nostre relazioni col prossimo. Rien pour moi. E nulla per me. Dans nos relations avec le monde. Nelle nostre relazioni con il mondo. Et enfin dans la plénitude de sa grâce, tout pour Dieu. E infine nella pienezza della sua grazia, tutto per Dio. On peut vraiment dire qu'Abraham avait vu le jour de Jésus. E possiamo dire sicuramente che Abramo aveva visto i giorni di Gesù. Avant qu'il ne s'incarne, che s'incarne le Fils. Li aveva visti questi giorni prima dell'incarnazione. E il dit qu'Abraham s'était réjoui de ce jour. E dice che Abramo si rallegrò vedendo questo giorno. Et nous avons poursuivi notre étude. Abbiamo continuato il nostro studio. Et nous avons pris au sérieux la parole de Jésus. E abbiamo preso sul serio la parola di Gesù. Moïse a écrit de moi. Mosè ha scritto di me. Alors en nous plongeant dans le Pentateuque, et così immergendoci nel Pentateuco, les cinq livres attribués par Jésus à Moïse, i cinque libri attribuiti a Mosè da Gesù, nous avons contemplé le Seigneur dans la Genèse. Abbiamo contemplato il Signore Gesù nella Genesi. Dans l'Exode. Nell'Esodo. Dans le Lévitique. Nel Levitico. Dans les Noms. Nei Numeri. Dans le Deutéronome. Nel Deuteronomio. Après quoi, en parcourant les livres historiques, poi abbiamo percorso i libri storici. Nous avons découvert comment Jésus pouvait dire. Abbiamo scoperto il perché Gesù potesse dire. Qu'il était le Seigneur de David. Che lui era il Signore di Davide. Et nous sommes arrivés à contempler Jésus dans les prophètes. E siamo giunti a contemplare Gesù nei profeti. Pour arriver à Jésus dans les psaumes. Per giungere poi a Gesù nei salmi. Les psaumes qui sont l'ensemble au fond des livres poétiques. Questi salmi che sono l'insieme di tutti i libri poetici. De sorte que nous avons rencontré le Seigneur en Job. E così abbiamo incontrato il Signore Gesù in Giobbe. Dans les psaumes. Nei salmi. Dans les proverbes. Nei proverbi. Dans l'Ecclésiaste. Nell'Ecclesiaste. Et dans le Cantique des Cantiques. E nel Cantico dei Cantici. Mais nous nous sommes spécialement arrêtés sur les psaumes. Ci siamo fermati soprattutto sui salmi. Et particulièrement sur ceux qu'on appelle les psaumes messianiques. E soprattutto sui salmi messianici, che vengono chiamati salmi messianici. Et nous avons vu qu'on pouvait en compter 16. E abbiamo detto che potremmo contarne 16. Mais nous avons souligné que sans l'étude des psaumes. Ma abbiamo sottolineato che senza lo studio dei salmi. Nous ne serons pas des personnes qui connaissent vraiment les pensées du Seigneur. Noi non potremmo essere delle persone che conoscono veramente il Signore. Or la pensée de Jésus. Ora, i pensieri di Gesù. C'est la pensée de Dieu. Il pensiero di Gesù è il pensiero di Dio. Et la pensée de Dieu à l'égard de toutes choses. E il pensiero di Dio a riguardo tutte le cose. C'est cela la vérité. È la verità. La vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toutes choses. La verità è il pensiero di Dio
riguardo tutte le cose. Et cette pensée de Dieu est bien autre chose que ce que l'on lit sur les tables de la loi. E i pensieri di Dio, il pensiero di Dio è ben altra cosa di quella che leggiamo, di quello che leggiamo sulle tavole della legge. La pensée de Dieu a été vue dans la personne de Christ. La, il pensiero di Dio è stato visto nella persona di Cristo. Lui nous a révélé sa gloire. Lui ci ha rivelato la sua gloria, qui est son caractère. Che è il suo carattere. Jésus est venu. Gesù è venuto. Il était Dieu lui-même. Era Dio stesso. La parole vivante. La parola vivente. Le verbe qui est devenu chair. Il verbo che è diventato carne. Et si les évangiles nous ont révélé les paroles et les actes de Jésus. E se i Vangeli ci rivelano le parole e gli atti di Gesù. Nous avons vu combien les psaumes nous faisaient pénétrer dans ses pensées. Noi abbiamo visto come i salmi ci conducano a penetrare nei suoi pensieri. Bien sûr, aujourd'hui, à l'heure de vous apporter mon avant-dernier message. Certo, in questo giorno, prima di trasmettervi il mio penultimo messaggio, je suis bien conscient de n'avoir fait qu'effleurer ces vérités. Mi rendo ben conto di aver di non aver fatto altro che sfiorare queste grandi verità. Nous ne sommes arrivés qu'au bord de ces voies. No, siamo semplicemente arrivato ai margini di queste cose. Et je suis bien conscient que je ne vous ai fait entendre qu'un faible murmure. E mi rendo ben conto di aver di avervi fatto sentire semplicemente un lieve mormorio di tutte queste cose. De ce que moi-même j'ai pu discerner. Di quello che io ho potuto discernere. Et de ce que vous m'aviez demandé. E di quello che voi mi avete chiesto. Parlez-nous de Jésus. Parlateci di Gesù. Mais en regardant le chemin parcouru. Ma guardando alla strada percorsa e ai discepoli di Emmaus, e ai discepoli di Emmaus, j'ai pu constater que les 120 stades qu'ils avaient fait, puisque c'était un voyage aller et retour, ho potuto constatare che i 120 stadi che hanno percorso, perché si tratta di un percorso andata e ritorno, je n'avais pu vous donner que quelques pistes de réflexion. Bene, su tutto questo ho potuto comunicarvi solo qualche pista di riflessione. Mais je veux croire qu'après le camp. Ma io voglio credere che dopo questo campo. Si vous avez été ouvert à la parole. Se voi siete rimasti aperti a questa parola. Ces pistes de réflexion, vous les défricherez vous-même. Bene, queste piste di riflessione le svilupperete voi stesse, le scaverete voi stesse. Et elles deviendront de larges avenues. E queste piste diventeranno, questi sentieri diventeranno delle larghe strade, dei grandi viali. Qui ranimeront votre foi. Che rinnoveranno la vostra fede. Cette foi qui est si souvent défaillante. Questa fede che sovente è debole. Come la mia aussi. Come la mia. Et qui renouvelleront votre espérance. E che queste cose rinnoveranno anche le vostre speranze. Cette espérance qui si souvent est endormie. Questa speranza che così sovente è addormentata. Et que surtout. E che soprattutto. Le Seigneur fera brûler nos cœurs. Il Signore faccia ardere i nostri cuori. Nos cœurs refroidis par l'iniquité du présent. I nostri cuori raffreddati dall'iniquità del secolo presente. Ce présent siècle qui est les derniers jours. Questo presente secolo che è gli ultimi giorni. Et que nous ne devons pas imiter. E che noi non dobbiamo imitare. Alors en vous annonçant ce matin. Ebbene, annunciandovi questa mattina. Le titre de ce message. Il titolo di questo messaggio. Il y a un homme dans le ciel. Che è, vi è un uomo nel cielo. C'est encore de Jésus que j'ai à vous parler. Bene, parleremo di nuovo di Gesù. Car c'est lui-même qui a dit qu'il y avait un homme dans le ciel. Perché è lui stesso che ha detto che c'è un uomo nel cielo. Et cet homme, c'était lui-même. E quell'uomo è lui stesso. Il l'a dit une certaine nuit. E questo l'ha detto in una certa notte. A chi? E a chi lo ha detto? Au pharisien Nicodème. Al fariseo Nicodemo. Dans cette nuit extraordinaire, durante questa notte straordinaria, où ce docteur de la loi est venu le trouver,
quella notte in cui questo dottore della legge è andato a trovare Gesù. E où malgré sa science biblique, e malgrado la sua scienza biblica, il a eu tant de peine à comprendre la nécessité de naître de nouveau. Ha avuto così tanta difficoltà a capire che cosa significhi nascere di nuovo. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. E nascere di nuovo per poter vedere il regno di Dio. Et plus encore, pas seulement le voir, mais y entrer. Ma più di questo, non solamente vederlo, ma entrarvici. Jusqu'ici et encore aujourd'hui, fino ad oggi e ancora oggi, le chapitre 24 de Luc reste notre toile de fond. Il capitolo 24 di Luca rimane lo sfondo su cui lavoriamo. De tous nos messages. E questo è lo sfondo di tutti i nostri messaggi. Alors vous reprenez le 24 de Luc. Voi riprenderete, riprendiamo ora questo capitolo 24 di Luca. Pour que vous puissiez bien suivre ce que nous vous disons. Perché voi possiate seguire quello che stiamo dicendo. Et vous serez d'accord, comme on l'a dit souvent, e voi sarete d'accordo, come è stato ripetuto sovente, que c'est vraiment le chapitre des choses ouvertes. Che è veramente il capitolo delle cose aperte. Il y en a sept. E vi sono sette di queste cose. Je ne sais pas si vous les avez lues. Non so se voi le avete lette. Mais je vous les signale simplement. Le segnalo passando. Le chapitre des choses ouvertes. È il capitolo 24, il capitolo delle cose aperte. Quelles sont ces choses? Quali sono queste cose? Qu'est-ce qui est vraiment ouvert? Che cosa c'è di veramente aperto? Qu'est-ce que Marie a trouvé d'abord? Prima di tutto, Maria che cosa ha trovato? Marie Madeleine. Maria Maddalena. Qui allait au sépulcre. Che andava al sepolcro. Le sépulcre ouvert. Ha trovato il sepolcro aperto. Et puis après. Dopo. Qu'est-ce qui nous est manifesté comme étant ouvert? Che cosa ci viene rivelato come essendo aperto? No, che cosa c'è di aperto? Dice d'alto aperto. Le Seigneur s'est approché des disciples et leur a ouvert les Écritures. Ha aperto le scritture a questi due discepoli. Et quoi encore? E poi che cosa ha aperto ancora? Il a ouvert leurs yeux. Ha aperto i loro occhi. Et qu'est-ce que vous voyez ensuite quand ils ont rejoint les disciples de Jérusalem? E quando poi hanno incontrato i discepoli di Gerusalemme? Il leur a montré ses mains ouvertes. Ha mostrato le sue mani aperte. Puis ses pieds ouverts. Poi i suoi piedi aperti. On arrive à cinq. E arriviamo a cinque. Et qu'est-ce qu'il leur a encore ouvert? E che cosa ha aperto ancora? L'intelligence. L'intelligenza. Et dans les derniers versets. E negli ultimi versetti. Qu'est-ce que les disciples ont vu s'ouvrir? Che cosa hanno visto aprirsi i discepoli? Le ciel. Il cielo. Et nous lisons ces versets. E noi leggiamo questi versetti. Pour voir où est Jésus, per cet homme dans le ciel. Dov'è Gesù, quest'uomo che è nel cielo? Et ce que j'espère surtout. E quello che spero soprattutto. C'est qu'il y a une huitième chose qui sera ouverte aujourd'hui. E che vi sia una ottava cosa che sia aperta oggi. Mon cœur. I vostri cuori. Et surtout le mien. E soprattutto il mio. Pour que je puisse vous parler comme je dois perché vous parler. Che io possa parlarvi come devo parlare. Verset 50. Versetto 50. Il les conduisit, donc après leur avoir ouvert l'intelligence. Quindi dopo aver aperto l'intelligenza, il les conduisit jusque vers Bethanie. Li condusse fuori fino presso Betania. Ayant levé les mains. E levate in alto le mani, il les bénit. Li benedisse. Alors, qu'est-ce que les disciples ont vu quand Jésus montait au ciel avec les mains ouvertes? Che cosa hanno visto i discepoli mentre Gesù saliva al cielo con le mani aperte? Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir? Che cosa potevano vedere? Les marques, i segni des clous, i segni dei chiodi.
E ses mains étaient ouvertes pour les bénir. E queste mani erano aperte per benedire i discepoli. Quelle vision! Che visione! Il avait tout accompli. Aveva compiuto ogni cosa. Et il a porté dans le ciel. E portava in cielo les marques de son i sacrifice. Segni del suo sacrificio. Celui qui s'en allait. Colui che se ne andava. Était l'agneau qu'avait annoncé Jean-Baptiste. Era l'agnello che era stato annunciato da Giovanni Battista. Mais qui avait été immolé. Che era stato immolato. E qui porterait dans la gloire les marques de son sacrifice. E che porterà nella gloria i segni del suo sacrificio. Est-ce que cela ne fait rien à nos cœurs? Tutto questo dice proprio niente ai nostri cuori. En ce 18 août 1990. In questo 18 agosto 1990. Oh, que notre cœur soit ouvert. Che il nostro cuore possa essere aperto. Même si ce cœur est un buisson d'épines. Anche se questo cuore è un cespuglio di spine. Parce que c'est bien ce qu'est notre chair. Perché è proprio questo la nostra carne. Quant à nous-mêmes, nous ne sommes qu'un buisson d'épines. Per quel che ci riguarda, siamo solamente un rovo. Mais le buisson peut s'enflammer. Ma questo rovo può infiammarsi. Sans être consumé. Senza consumare. Et c'est ça le miracle qu'avait contemplé Moïse. Ed è questo il miracolo che aveva contemplato Mosè. Et je voudrais que nos cœurs deviennent des buissons ardents. E io vorrei proprio che i nostri cuori diventassero dei pruni ardenti. Le lieu où Dieu se trouve. Dei luoghi dove Dio è presente, si trova. Le lieu d'où Dieu parle. Il luogo da dove Dio parla. En appelant les hommes. Parla chiamando gli uomini. Les hommes peut-être déçus. Degli uomini forse delusi. Âgés comme Moïse. Anziani come Mosè. Qui n'attend plus rien. Che non aspettano più nulla. Moïse, Moïse. Mosè, Mosè. Je suis le Dieu de ton père. Io sono il Dio di tuo padre. Le Dieu d'Abraham. Il Dio di Abramo. Le Dieu d'Isaac. Di Isacco. Le Dieu de Jacob. Il Dio di Giacobbe. Ce Dieu-là n'oublie personne. Questo Dio non dimentica alcuno. Il ne vous oublie pas. Non vi dimentica. Et si vous avez eu dans votre cœur un jour le désir de le servir. E se un giorno avete avuto in cuore di servirlo. Même si cela ne s'est pas réalisé jusqu'à maintenant. Anche se questo non si è realizzato fino ad oggi. Vous pouvez encore entendre cette voix. Ebbene, voi potrete ancora oggi udire questa voce. Je suis le Dieu de ton père. Io sono il Dio di tuo padre. Si vous avez eu le bonheur d'avoir des parents qui vous consacrent au Seigneur. E se avete avuto il privilegio di aver avuto dei genitori che vi hanno consacrato al Signore. Qui n'ont pas voulu d'abord que vous ayez une situation élevée dans le monde. Che non hanno scelto per voi solamente una posizione nel mondo. Ce qui peut-être pourrait vous perdre. Quello che forse potrebbe anche perdervi. Mais un père qui a désiré retrouver son enfant dans le ciel. Ma un padre che ha desiderato di rivedere suo figlio nel cielo. Après que vous aurez honoré le Seigneur sur la terre. Ebbene, ritrovarlo nel cielo dopo che ha onorato Dio sulla terra. C'est la prière de mon cœur pour vous. E questa è la preghiera del mio cuore per voi. Encore quelques heures et je vous quitterai. Ancora qualche ora insieme, poi vi lascerò. Ce ne sera qu'une séparation physique. Ma sarà solo una separazione fisica. Mais j'ai vu vos visages. Ma io ho visto i vostri volti. J'ai vu vos regards. Ho visto i vostri sguardi. J'ai entendu vos voix. E ho udito le vostre voci. Et je voudrais que vos cœurs s'enflamment pour le Seigneur. Ma io vorrei che i vostri cuori si fiammassero per il Signore. Pour que si des gens du monde venaient vous voir. E così che le persone di questo mondo che vi si avvicinano. Il puisse vraiment voir une différence entre un jeune homme chrétien, une jeune fille chrétienne. Possano vedere veramente la differenza fra un giovane e una giovane cristiani. E les camarades mondains. E gli amici mondani. Parce que vous pouvez contempler le Seigneur. Perché voi potete contemplare il Signore. C'est de ce buisson ardent. Ed è da questo pruno ardente. Que Dieu a dit son nom. Che Dio ha pronunciato il suo nome. Je suis. Io sono. Et vous savez que le Seigneur sur la terre a employé souvent cette expression. E voi sapete che il Signore Gesù sulla terra ha adoperato sovente questa espressione. Qu
Quand la femme samaritaine lui a parlé du Messie. Quando la donna samaritana ha parlato a Gesù del Messia. Du Christ. Del Cristo. Il lui a dit, je le suis. Gesù ha risposto, io sono. Moi qui te parle. Io che ti parlo. Il a pu dire, je suis le pain de vie. Ha potuto dire, io sono il pane di vita. Et vous connaissez la suite. E voi conoscete il seguito. Je suis la lumière du monde. Io sono la luce del mondo. Je suis la porte. Io sono la porta. Je suis le bon berger. Io sono il buon pastore. Je suis la résurrection et la vie. Io sono la risurrezione e la vita. Vous m'appelez maître et seigneur. Voi mi chiamate maestro e signore. Mais je le suis. Io sono. Lui qui avait lavé les pieds de ses disciples. E lui che aveva lavato i piedi dei discepoli. Et il pouvait dire ensuite. E in seguito poteva aggiungere. Ce verset qui était le moyen de la conversion de tant de personnes. Questo versetto che è stato mezzo di conversione per tante persone. Je suis le chemin. Io sono la via. Je suis la vérité. Io sono la verità. Je suis la vie. Io sono la vita. Et pourtant pour les gens maintenant tout est problème. Eppure per la gente oggi tutto è diventato problema. Comme si Jésus n'était pas venu. Come se Gesù non fosse mai venuto. Et ne nous avait pas montré la voie à suivre. Come se non ci avesse mai insegnato la via da seguire. Le seul chemin où marcher. La sola strada su cui camminare. Les gens cherchent la vérité. Bene, la gente cerca la verità. Chacun croit avoir sa vérité. E ciascuno crede di avere la sua propria verità. Or Jésus est venu. Ebbene, Gesù è venuto. Et il est la vérité. E lui è la verità. La pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Lui è il pensiero di Dio riguardo a tutte le cose. Et l'on cherche la vie. E l'uomo cerca la vita. On voudrait plus de vie en nous. L'uomo vorrebbe più vita. On voudrait plus de vie dans nos églises. Vorremmo più vita nelle chiese. Jésus a dit, je suis la vie. Ma Gesù ha detto, io sono la vita. Mais est-ce que le monde voit que nous avons la vie éternelle? Ma il mondo che ci circonda vede che noi abbiamo la vita eterna? Que la vie éternelle pour nous n'est pas une idée. E che la vita eterna per noi non è un'idea. Nous n'avons pas une idéologie. Noi non abbiamo una ideologia. La vie éternelle c'est quelqu'un. Perché la vita eterna è qualcuno. C'est une personne. È una persona. Qui nous pénètre. È una persona che ci possiede. Si nous renonçons à nous-mêmes. E se noi rinunciamo a noi stessi. C'est lui qui vient vraiment vivre en nous. Lui vivrà veramente in noi. À tel point que Paul peut dire que ce n'est plus moi qui vis. A tal punto che Paolo dirà non sono più io che vivo. C'est le Christ qui vit en moi. Ma è il Cristo che vive in me. Certo, c'est un trésor. Certo, questo è un tesoro. Mais il est encore dans un vase de terre. Ma è un tesoro in un vaso di terra. Un vase faible et fêlé. Un vaso debole e screpolato. Mais pourquoi? Ma perché? Pour que l'excellence de la puissance. Affinché l'eccellenza della potenza. Soit manifestée comme venant de Dieu et non pas de l'homme. Sia manifestata come venente da Dio e non dall'uomo. C'est ce que nous devons manifester. Ed è questo che noi dobbiamo manifestare. Mais où est-il ce Jésus dont nous vous avons parlé? Ma dov'è questo Gesù di cui abbiamo tanto parlato? Lui-même l'a dit. Lui stesso l'ha detto. Il est au ciel, è, dans le ciel. È nel cielo. Jean chapitre 3 verset 13. Giovanni capitolo 3 versetto 13. Et le Seigneur m'a mis à cœur que nous lisions quelques versets pour replacer ce texte dans son contexte. E il Signore mi ha messo a cuore di leggere una parte di questo testo per mettere questo testo nel contesto. Parce que vous n'avez pas à écouter un discours. Perché voi non dovete ascoltare un discorso. Sur des choses spirituelles. Un discorso su delle cose spirituali. Mais vous avez à écouter la parole du Seigneur. Ma voi dovete ascoltare la parola del Signore. Et nous allons commencer par le chapitre 2 au verset 23. Cominceremo quindi dal capitolo 2 al versetto 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem. E mentre Gesù era in Gerusalemme. À la fête de Pâques. Alla festa di Pasqua. Plusieurs crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. Molti credettero nel suo nome vedendo i miracoli che gli faceva. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ma Gesù non si fidava di loro. Parce qu'il connaissait tous les hommes. Perché conosceva tutti. Et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. E perché non aveva bisogno della testimonianza d'alcuno sull'uomo.
car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Je ne sais pas ce qui en est de vous tous. Io non so che cosa, a che punto voi siate. Est-ce que vous êtes ceux qui ont cru au Seigneur? Ma voi siete di coloro che hanno creduto nel Signore Gesù? Réellement. Realmente. Vous pouvez avoir fait une confession. Forse voi avete fatto una professione di fede. À Jérusalem, les gens ont cru. A Gerusalemme la gente aveva creduto. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Ma Gesù non si fidava di questa gente. Qu'en est-il de vous? A che punto siete? Pensez-vous que Jésus peut se fier à vous? Pensate che Gesù possa fidarsi di voi? Quelle a été la manifestation de votre foi? Qual è stata la manifestazione della vostra fede? Dans vos journées. Nelle vostre giornate. Dans vos contacts les uns avec les autres. Nelle vostre relazioni reciproche. Dans vos paroles. Nelle vostre parole. Est-ce que vous avez conscience d'avoir plu au Seigneur? Avete consapevolezza di essere piaciuti al Signore? D'avoir toujours parlé en sa présence. Di avere sempre parlato nella sua presenza? Puisqu'il nous faudra rendre compte de toutes nos paroles. Poiché dovremo rendere conto di ogni nostra parola. Et qu'un jour, malgré que nous sommes sauvés, e che un giorno, malgrado il fatto che noi siamo salvati, nous devrons paraître devant le tribunal du Christ. Noi dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo. Et que nos vies de chrétiens, e che le nostre vite da cristiani, seront manifestées. Si manifesteranno. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Ed è questo che dice l'apostolo Paolo. Et quand on pense à cela, e quando pensiamo a questo fatto, cela nous fait trembler. Ci fa tremare. On pense toujours que tous nos péchés étant effacés. Pensiamo sempre che ormai tutti i nostri peccati sono stati cancellati. Tout se passera bien. E tutto finirà bene. Pourquoi? Perché? On n'ira pas en enfer. Non andremo all'inferno. C'est cela votre salut? Ma se è questa, è questa la vostra salvezza? Qu'il est petit votre salut? Ebbene, avete una salvezza molto piccola. Qu'il est égoïste? Quanto è egoista questa salvezza? Et combien je comprends qu'à votre témoignage on ne puisse pas répondre. E io quanto posso capire che a questa testimonianza non si possa rispondere. Si vous, vous prétendez être sauvé? Se voi pretendete di essere dei salvati. Et que ceux à qui vous parlez? E coloro a cui voi parlate. Vous leur montrez déjà le chemin de l'enfer? Voi indicate già la strada verso l'inferno? Et ils se disent autant aller en enfer qu'être avec eux. Ebbene, la gente potrà concludere è meglio andare in inferno che stare con questi qui. Être sauvé, ce n'est pas ne pas aller en enfer. Ebbene, essere salvati non significa non andare all'inferno. Être sauvé, c'est appartenir au Seigneur. Essere salvati significa appartenere al Signore. Il doit avoir notre vie. Deve possedere la nostra vita. Vous me direz, mais ces paroles sont dures. Voi mi direte, ma questo parlare è duro. Chi peut les écouter? Chi può ascoltarlo? On le disait déjà du temps de Jésus. Ai tempi di Gesù diceva, si dicevano le stesse cose. Et alors Jésus voyait les disciples partir. E quando Gesù vede i discepoli che se ne vanno, il disait aussi, et vous aussi vous voulez vous en aller? Si rivolge ai suoi e dice, non volete andarvene anche voi? Jésus ne vous contraint pas. Gesù non vi costringe. Il veut des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Vuole degli uomini e delle donne, dei ragazzi e delle ragazze. Qui le suivent de cœur. Che lo seguano col cuore. Qui ne reviennent plus sur le passé. Che non ritornino più sulle cose del passato. Ils ont passé par une vraie conversion. Perché hanno, sono passati attraverso una vera conversione. Ils ont fait un demi-tour. Hanno fatto un mezzo giro. Le monde est derrière eux. Il mondo è alle spalle. Et pour eux, les ponts sont coupés. E per loro i ponti sono tagliati. Vous ne pouvez aller qu'en avant. Voi potete andare solo in una direzione. Davanti. La course est devant vous. La, andare di corsa avanti. Vous pouvez encore tomber. Voi potrete cadere. Mais pas retourner en arrière. Ma non potrete ritornare indietro. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Quando si cade non ci si rileva? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? E quando si, ci si storna non si ritorna più sulla dritta via? Oh, que le Seigneur nous parle. Che il Signore ci parli. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Lui sa che cosa c'è nell'uomo. Alors parmi les gens
che aveva entendu e vu Gesù fare dei miracoli. Fra queste gente che aveva visto Gesù e aveva udito Gesù e aveva visto fare dei miracoli, un uomo è venuto le trovare de nuit. Fra questa gente c'è un uomo che va a trovare, a incontrare Gesù di notte. On a dit bien des choses au sujet de cette rencontre nocturne. E sono state dette moltissime cose intorno a questo incontro notturno di quest'uomo con Gesù. Comme si Nicodème était lâche. Come se si è detto che Nicodemo fosse un codardo. Mais il vaut mieux le trouver de nuit que pas du tout. Quindi è meglio andare da Gesù di notte che non andarci. Il y a un homme dans les pharisiens. E qui dice che c'era un uomo tra i farisei. Donc, un homme qui avait une religion très exacte. Un uomo che aveva una religione molto caratterizzata. Molto Nicodème, precisa. Un chef des Juifs. Era Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Il vient de nuit et fait un compliment à Jésus. Venne di notte a Gesù e fece a Gesù un complimento. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Maestro, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Perché nessuno può fare questi miracoli. Si Dieu n'est avec lui. Se Dio non è con lui. Jésus lui répondit. Gesù gli rispose. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. In verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Et ce grand docteur de la loi qui connaissait pourtant le livre d'Ézéchiel. E questo grande dottore della legge che conosceva bene il libro di Ezechiele n'a pas du tout compris Jésus. Non ha affatto capito Gesù. Verset 4. Versetto 4. Nicodème lui dit. Nicodemo gli disse: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Come può un uomo nascere quando è vecchio? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Vous voyez come on peut être ridicule tout en étant très intelligent. Vedete come si può diventare veramente ridicoli pur essendo delle persone molto intelligenti. Vous voyez un vieillard qui rentre dans le sein de sa mère. Voi immaginate una persona anziana che rientra nel seno della madre. Il devrait bien se dire que c'est une impossibilité. E dovrebbe pensare semplicemente che è una impossibilità. Et Jésus continue. Gesù continua. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. In verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ce qui est né de la chair est chair. Quel che è nato dalla carne è carne. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui n'est pas né de la chair? C'è forse qualcuno qui che non sia nato dalla carne? No. No. Est-ce que vous avez apporté votre petite chemise en naissant? Siete nati con una camicia? Comment êtes-vous sorti du sein maternel? Come siete usciti dal seno materno? Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nudi siamo usciti dal seno della mamma. Et même si on me met des habits, e anche se mi vestono, se mi mettono dei vestiti, pour me mettre dans le sein de la terre, e questo me li metteranno quando mi sotterreranno. Je sais que ces habits ne tiendront pas. Bene, so benissimo che quei vestiti non avranno nessuna efficacia. Nu, je retournerai au sein de la terre. Sono uscito nudo e nudo entrerò di nuovo, andrò di nuovo alla terra. Nous savons cela. Noi sappiamo questo. Mais alors, comment renaître? Ma come dovremmo nascere? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Non ti meravigliare se ti ho detto che bisogna nascere di nuovo. Faire un camp Bethel. Sì? Faire un camp à Bethel. Fare un campo a Bethel. Entendre la parole de Dieu. Udire la parola. Par tous les prédicateurs fidèles qui peuvent passer ici. Per mezzo di tutti i predicatori fedeli che passeranno da questa pedana. C'est pas cela qui fait une vraie conversion. Non è questo che farà una vera conversione. Il faut qu'individuellement. Bisogna che individualmente. Vous ayez eu affaire avec Dieu. Voi abbiate avuto un incontro con Dio. Que vous ayez eu un vrai tête-à-tête avec Dieu. Un vero un incontro a quattro occhi vuol dire questo. E che voi soyez laissé convaincre de péché. E voi vi siate lasciati convincere
di peccato. Par le Saint-Esprit. Dallo Spirito Santo. Et si vous ne voyez rien, e se voi non vedete nulla, faites la prière du psaume 139. Fate la preghiera del Salmo 139. Sonde-moi, oh Dieu. Signore, investigami. Connais mon cœur. E conosci il mio cuore. Et regarde s'il y a en moi une voie de chagrin. E vedi se vi è in me qualche via contorta. Et conduis-moi dans la voie d'éternité. E guidami sulla via eterna. Quand on a passé par ce moment, quando siamo passati attraverso questo momento, quand le Seigneur nous a révélé l'état de notre cœur, quando il Signore ci ha rivelati le condizioni del nostro cuore, et de nos pensées, e dei nostri pensieri, et que nous avons saisi que c'est vrai que nous sommes des pécheurs, e che noi ci siamo resi conto che è vero che siamo dei peccatori, non pas parce qu'on nous l'a dit, e non perché ci è stato detto questo, mais parce que je me vois pécheur, ma perché io mi vedo peccatore. Et que je vois que ces péchés sont abominables aux yeux de Dieu. E che vedo e mi rendo conto che questi peccati sono abominevoli agli occhi di Dio. Tellement abominable. Talmente abominevoli. Qu'il a fallu que son fils vienne sur la terre. Che è stato necessario che il figliuolo venisse sulla terra. Les prendre sur lui. A prenderli su di sé. Et tout souffrir sur la croix. E offrire il tutto sulla croce. Pour mes mauvaises pensées. Per i miei cattivi pensieri. Je le vois couronné d'épines. Ebbene, io lo vedo per questo coronato di spine. Pour tous mes actes mauvais. Per tutti i miei gesti, i miei atti cattivi. Que j'ai fait avec ma main. Che ho fatto con le mie mani. Pour tous ceux que je n'ai pas fait alors que j'aurais dû les faire. Per tutto quello che non ha fa che non ho fatto e che avrei dovuto fare. Avec l'autre main. Che avrei dovuto fare con l'altra mano. Nos péchés en actes. I nostri peccati in atti. Nos péchés par omission. I nostri peccati per omissione. Quand on sait faire le bien. Quando sappiamo fare il bene. Et qu'on manque l'occasion. E no, lasciamo sfuggire l'occasione. Nous péchons. Noi pecchiamo. Et quand je vois ces pieds cloués. E quando vedo questi piedi inchiodati. Pourquoi? Perché questi piedi inchiodati? Pour tous les lieux où moi je suis allé. Per tutti i luoghi che io ho calpestato. Et où lui n'était pas. Dove lui non c'era. Et vous savez bien que lui n'était pas là. E voi sapete benissimo che lui non era presente là dove voi siete andati. Il a souffert pour tout ce que mes yeux ont regardé. Ha sofferto per tutto quello che i miei occhi hanno contemplato. Comme notre frère Paolo nous l'a dit hier. Come diceva ieri il nostro fratello Paolo. Nos regards. I nostri sguardi. Nos paroles. Le nostre parole. Ce que nous pouvons écouter. Quello che noi ascoltiamo. Et que Jésus n'écouterait pas. E che Gesù non ascolterebbe. Il a souffert tout cela. Lui ha sofferto tutto questo. Et moi je serai sauvé. E io sarò salvato. Parce qu'il a tout pardonné. Perché lui ha perdonato tutto. La vision des souffrances du Christ. La visione delle sofferenze di Cristo. Met dans mon cœur la haine de mes péchés. Mette nei miei cuori l'odio per il peccato. Le monde peut aimer le péché. Il mondo può amare il peccato. Mais l'homme qui s'est vu devant Dieu. Ma l'uomo che si è visto davanti a Dio. E che ha contemplé la croix. E che ha contemplato la croce. Il commence à éprouver la haine du péché. Comincia a provare odio per il peccato. Et pas seulement la haine du péché. E non solamente l'odio per il peccato. Mais la haine de sa propre vie. Ma l'odio della propria stessa vita. Parce qu'il sait que ces choses il peut encore les faire. Perché sa che può ancora fare queste cose. Alors il voudrait mourir. Quindi vorrebbe morire. Et le Seigneur nous dit. E il Signore ci dice. Je t'ai pris avec moi dans la mort. Ti ho preso con me. Ti ho condotto con me nella morte. Tu n'as pas à te suicider. Non devi suicidarti. Tu ne ferais que te fixer dans ton état. Se tu ti suicidi, ti non fai altro che fissarti, rimanere fisso in questa tua posizione. Accepte-moi. Quindi accettami. Je t'entraîne dans ma mort. Io ti trascino nella mia morte. Quand je ressuscite, quando risorgo, je t'entraîne avec moi. Ti porto con me nella risurrezione. C'est cela, naître d'eau. È questo che significa nascere d'acqua. Naître en croyant la parole qui symbolise l'eau. Nascere credendo la parola che simbolizza l'acqua.
En se laissant convaincre par le Saint-Esprit. Lasciandosi convincere dallo Spirito Santo. Alors nous naissons à une vie nouvelle. E così noi possiamo nascere ad una vita nuova. Mais comment expliquer cela? Ma come possiamo spiegare questo? Nous ne le pouvons. Noi non possiamo. Il y a un petit cantique en français. In francese c'è un piccolo coro. Qui dit je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Non so perché nella sua grazia Gesù mi abbia amato tanto. Je pense que c'est aussi traduit en penso italien. Penso che sia tradotto anche in italiano. Verset 8. Versetto 8. Le vent souffle où il veut. Il vento soffia dove vuole. Tu en entends le bruit. Tu odi il rumore. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ma tu non sai né da dove viene né dove va. Comment une conversion s'opère? Come avviene una conversione? Come si opera una conversione? On ne peut pas l'expliquer. Non è qualcosa che possa essere spiegato. Mais c'est quelque chose de réel. Ma è qualcosa di vero. Une fois qu'on a passé par là. E quando si è passati attraverso questa conversione? On le sait. Lo sappiamo. Peut-être qu'on ne connaît pas le jour. Forse non conosciamo il giorno. L'eau de la grâce est venue jusqu'à nos chevilles de pied. Forse l'acqua della grazia è salita fino alle nostre caviglie. Puis elle est montée jusqu'à nos genoux. Poi è salita fino alle nostre ginocchia. Puis jusqu'à nos reins. Poi fino ai nostri reni. Puis tout à coup nous nous sommes sentis emportés. E poi tutto ad un tratto ci siamo sentiti travolti. Et la grâce nous porte. E la grazia ci conduce. Sauvé par grâce. Salvati per grazia. Toutes les conversions ne sont pas les mêmes. E tutte le conversioni sono diverse. Elles n'ont pas nécessairement lieu dans une salle évangélique. Le conversioni non hanno necessariamente luogo in una sala evangelica. Elles peuvent avoir lieu dans les champs. Possono avere luogo nei campi. En traversant un pont. Attraversando un ponte. Une parole revient à notre cœur. Ed ecco che una parola giunge al nostro cuore. Mon gendre qui s'occupe d'une assemblée à Nice en France. C'è mio genero che si occupa di un'assemblea a Nizza in Francia. Elle était venue une fois à une de nos réunions. Era venuto una volta a una riunione. Il avait 15 ans. Aveva 15 anni. Et ce soir-là, j'avais prêché sur ce texte. E quella sera avevo predicato su un testo. Mon fils, donne-moi ton cœur. Figliuol mio, dammi il tuo cuore. Et voilà qu'il est arrivé le lendemain. Ed ecco che questo giovane viene il giorno dopo. Je ne l'avais vu que dans la salle. Io l'avevo visto così nella sala. De loin. Da lontano. Et il me dit, il giorno dopo mi dice, j'ai rencontré Jésus-Christ sur le pont Barla, un dice, pont de Nice. Ho incontrato Gesù Cristo sul ponte Talveitare, un ponte di Nizza. C'est moi qui étais incrédule. Pardon? C'est moi qui étais incrédule. Ah, allora a questo punto l'incredulo ero io. Et lui dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit? E io ho detto, ma che cosa t'ha detto? Mon fils, donne-moi ton cœur. Mi ha detto, figliuol mio, dammi il tuo cuore. Cette parole que vous aviez dit hier. Dice questa parola che lei ha pronunciato ieri. Je n'y pensais plus hier soir. Ieri sera non ci pensavo più. Et ce matin en sortant du lycée. E questa mattina uscendo dal liceo. Elle m'a transpercé. Mi ha colpito, mi ha veramente trapassato il cuore. Alors je lui ai dit. Allora a questo punto ho detto. Et qu'est-ce que tu as fait? E cosa hai fatto? Je lui ai donné. Oh, ho dato il mio cuore al Signore. Alors si tu lui as donné. Ho detto, beh, se gliel'hai dato. Tu aurais peut-être quelque chose à lui dire. Avrai qualcosa da dire. Oh oui. Ha detto sì. Il était d'origine catholique. E lui proveniva dal cattolicesimo. Mais il ne priait pas. E non sapeva pregare. On est monté dans le bureau. Allora siamo saliti nell'ufficio. On s'est mis à genoux. Ci siamo inginocchiati. Je lui ai pas dit répète ma prière. E non ho detto a questo ragazzo adesso ripeti la mia preghiera. J'ai rendu grâce. Io ho ringraziato il Signore. E lui spontaneamente ha rendu grazie. E lui in modo spontaneo ha ringraziato il Signore. C'était pas du fabriqué. Non era fabbricata la cosa. Quand c'est l'esprit. Quando è lo Spirito del Signore. Il y a une œuvre qui se manifeste. C'è un'opera che si manifesta. Et l'homme est très loin de cela. E l'uomo è molto distante da quest'opera. Il assiste de loin à l'œuvre de Dieu. L'uomo sta assistendo all'opera di Dio. Et il donne gloire à Dieu. E dà gloria a Dio. Parce qu'il voit la puissance de la parole. Perché vede la potenza della parola. Qui ne retourne pas à Dieu sans effet. Questa parola che non torna a lui senza aver prodotto qualcosa. Tu ne sais pas d'où vient le vent. Tu non sai da dove viene il vento.
Tu ne sais pas où il va. Tu non sai dove va. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire avec vous? Sapete voi che cosa vuol fare Dio della vostra vita? Ça n'a pas d'importance. Non è molto importante. Pourvu que soyez dans le vent. Purché voi rimaniate nel vento, un'espressione francese molto interessante. Et qu'est-ce que c'est qu'être dans le vent? E che cosa significa essere nel vento? Pour le monde, per il mondo, c'est être comme le monde. Vuol dire essere alla moda, essere alla come, mode, oui. Come il mondo. Être dans le vent pour le chrétien. Essere nel vento per il cristiano, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Significa lasciarsi trasportare dallo Spirito Santo. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ed è così per ogni uomo che è nato dallo spirito. Gesù n'a pas dit que certains étaient des exceptions. Gesù non ha mai detto che c'erano delle eccezioni. Quant à la nouvelle naissance, per quel che riguarda la nuova nascita, elles peuvent se passer d'une façon différente. Ognuno può fare un'esperienza diversa, mais il n'y a pas d'exception. Ma non ci sono eccezioni. Le caractère de la nouvelle naissance, il carattere della nuova nascita, è le même, è sempre lo stesso. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ed è così, avviene così per ogni uomo che è nato dallo spirito. Dieu ne sauve pas une élite. Gesù, Dio non salva un'élite. Ensuite, il donne les dons. In seguito dà i doni. Et ça c'est autre chose. Ma questa è un'altra cosa. Il donne des ministères. Dà dei ministeri. Et tous n'ont pas le même ministère. E tutti non hanno lo stesso ministero. Tous n'ont pas le même don. Tutti non hanno lo stesso dono. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau. Ma tutti coloro che sono nati di nuovo. Sont conduits par le vent de l'esprit. Sono condotti dal vento dello spirito. C'est quelque chose qui est radical dans la parole. Ed è qualcosa che nella parola è radicale. Alors Nicodème s'écrit. E a questo punto Nicodemo dice. Verset 9. Al versetto 9. Comment cela peut-il se faire? Come possono avvenire queste cose? Alors Jésus lui dit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. E Gesù risponde, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? E Gesù s'associe à tous les prophètes. E Gesù qui si associa a tutti i profeti. En vérité, je te le dis. In verità io ti dico. Nous disons ce que nous savons. Noi diciamo quello che sappiamo. Ce n'est pas seulement Jésus qui parle. E non è solamente Gesù che parla. Mais il parle au nom de tous ceux qui ont témoigné. Ma parla in nome di tutti coloro che hanno testimoniato. Et nous rendons témoignage. E noi rendiamo testimonianza. De ce que nous avons vu. Di quello che abbiamo visto. Et vous ne recevez pas notre témoignage. E voi non ricevete la nostra testimonianza. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, se voi non credete, non avete creduto quando vi abbiamo parlato delle cose terrestri, comment croirez-vous quand vous parlerez des choses célestes? Come crederete se vi parlerò delle celesti? Et c'est peut-être là ma difficulté ce matin. E forse la difficoltà è proprio qui questa mattina. Est-ce que vous avez cru la parole quand Jésus vous parlait des choses terrestres? Avete creduto alla parola quando Gesù vi ha parlato delle cose terrestri? De votre vie sur la terre. Della vostra vita sulla terra? Est-ce que vous l'avez cru? L'avete creduto? Est-ce que vous avez obéi? Avete ubbidito? Est-ce qu'il peut maintenant vous parler des choses célestes? Può ora parlarvi delle cose celesti? Verset 13. Versetto 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Il figlio dell'uomo che è nel cielo. Donc quand Jésus était sur la terre, quando Gesù era sulla terra, il était déjà dans le ciel. Era già nel cielo. C'était quelque chose de merveilleux. Ed è qualcosa di bellissimo. Il n'était pas séparé de son père. Non era separato dal padre. Il n'y a eu qu'un moment où il était séparé de Dieu. C'è stato un solo momento in cui è stato separato da Dio. Quand il fut sur la croix. Quando fu in croce. À cause de moi. A causa mia. Mais il était déjà au ciel. Ma era già in cielo. Mais en vérité. In verità. Historiquement. Storicamente. Sur le mont des Oliviers. Sul monte degli olivi. 40 jours. 40 jours, oui, avant, après la Pâque.
40 giorni dopo la Pasqua, après avoir montré toutes les preuves de sa résurrection, dopo aver dato tutte le prove della sua risurrezione, il a été vu montant au ciel. È stato visto salire al cielo. Alors peut-être, si vous me le permettez, nous aurons un moment d'arrêt pour vous détendre et je vous dirai encore quelques mots sur Jésus dans le ciel. Ora faremo, se lo permettete, faremo una breve pausa, poi vi dirò ancora qualcosa intorno a Gesù nel cielo. Mes amis, vous êtes en droit de demander des preuves que Jésus est dans le ciel. Carissimi, avete il diritto di chiedere delle prove di Gesù in cielo. Bien sûr, il y a ce texte de Luc. Certo, abbiamo questo testo di Luca. On a vu Jésus remonter au ciel. E abbiamo visto in Luca che Gesù sale al cielo. Et les apôtres l'ont adoré. E gli apostoli sono in adorazione. Mais ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux du ciel. E non potevano distogliersi dallo sguardo al cielo. Ce ciel qui s'était ouvert pour le recevoir. Questo cielo che si era aperto per ricevere il Signore. Et alors deux anges leur sont apparus. Ed ecco che appaiono due angeli. Vêtus de blanc. Sono vestiti di bianco. Et qui leur ont dit, mais pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel? Questi angeli che dicono, ma perché guardate in alto? Acte chapitre 1. Atti capitolo 1. Ce Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel. Questo Gesù che voi avete visto salire al cielo. Il reviendra de la même manière. Ritornerà nella stessa maniera. Donc nous avons là le témoignage des anges. Quindi abbiamo lì la testimonianza degli angeli. Puis au chapitre 2 des Actes, al capitolo 2 degli Atti, la venue du Saint-Esprit, abbiamo la venuta dello Spirito Santo, et le témoignage que Jésus est bien arrivé. E abbiamo la testimonianza di Gesù, che Gesù è arrivato bene. Quand il est arrivé, oui, dans la maison du Père, che è giunto nella casa del Padre, il a pu dire, j'ai tout accompli, e ha potuto dire, ho compiuto, tutto è compiuto, j'ai promis ton esprit, ho promesso lo spirito tuo, e 10 giorni après l'ascension, e 10 giorni dopo l'ascensione, l'événement que Jésus avait annoncé pour peu de jours, l'evento che Gesù aveva preannunciato che sarebbe avvenuto qualche giorno dopo, il a eu lieu à Jérusalem, ha avuto luogo a Gerusalemme, où fidèlement les disciples étaient restés dans la prière, dove fedelmente i discepoli erano rimasti in preghiera. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. E lo Spirito Santo è sceso in loro, Il vous suffit de lire le chapitre 2 des Actes. E vi basterà leggere il capitolo 2 degli Atti per conoscere queste cose. Et c'était pas une réunion où l'on s'est excité. E non era una riunione dove c'era una certa eccitazione. Comme on essaye d'en faire aujourd'hui. Come si tenta di fare oggi. Dans ce qu'on appelle des réunions d'attente. In queste riunioni che vengono chiamate le riunioni di attesa. Et où quelques personnes prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. E dove alcune persone pretendono di aver ricevuto lo Spirito Santo. Et se mettent à parler en langue. E poi si mettono a parlare in lingue. Ce n'est pas cela qui s'est passé. Non è avvenuto questo a Pentecoste. Comme des langues de feu. Dice come delle lingue di fuoco. L'esprit est tombé sur chacun d'eux. Lo spirito è sceso su ognuno di loro. Il n'y a pas eu d'exception. Non ci sono state delle eccezioni. Ils ont tous été baptisés pour former un seul corps. Tutti furono battezzati per formare un unico corpo. C'est ainsi que l'Église est née. Ed è in questo modo che è nata la Chiesa. Comme c'est merveilleux. È bellissimo questo. Et l'apôtre Pierre a rendu témoignage. E Pietro darà questa testimonianza. Dans sa première prédication. E lo dirà nella sua prima predicazione. Chapitre 2, verset 32. Capitolo 2 degli Atti, versetto 32. Il leur parle de ce Jésus qui a été crucifié. Parla di questo Gesù che è stato crocifisso. Mais qui est ressuscité. Ma che è risorto. Ils en sont les témoins. E dice, ci sono i testimoni. Et au verset 33, il leur dit. E versetto 33, leggiamo. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E l'apostolo Pierre témoigne che c'è lui che è il Signore. E l'apostolo Pietro qui testimonia
che è lui il Signore. Puis dans une deuxième prédication, chapitre 3, in una seconda predicazione, al capitolo 3 degli Atti, a ceux qui ont été émus par la guérison du boiteux de la belle porte, a coloro che sono stati colpiti dalla guarigione di questo zoppo alla porta bella, au verset 18, il versetto 18, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Il versetto dice quello che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Quindi egli l'ha adempiuto in questa maniera: ravvedetevi dunque e convertitevi. Pour que vos péchés soient effacés. Onde i vostri peccati siano cancellati. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Affinché vengano dalla presenza del Signore i tempi di refrigerio. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. E che gli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato. E dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Donc Jésus est bien dans le ciel. Quindi Gesù è nel cielo. Et alors, si vous arrivez au chapitre 7 des Actes. E se noi andiamo adesso al capitolo 7 degli Atti. Et que vous relisez le témoignage d'Étienne. Rileggiamo la testimonianza di Stefano. Vous voyez que quand on le tire pour le lapider, quando Stefano viene preso per essere lapidato, qu'est-ce que dit Étienne? Che cosa dirà Stefano? À l'heure de sa mort, al momento della sua morte. C'est Étienne qui avait le visage d'un ange quand on le regardait. Questo Stefano che in quel momento aveva il viso di un angelo. Ils avaient vu son visage. Ebbene, era, il suo viso era visibile. Et il est dit qu'il était semblable à celui d'un ange. E la testimonianza è che il suo viso era simile a quello di un angelo. Et alors, Étienne, verset 55. E al versetto 55 di questo capitolo, rempli du Saint-Esprit. Dice che Stefano, pieno dello Spirito Santo, et fixant les regards vers le ciel, fissati gli occhi al cielo, il vit la gloire de Dieu. Vide la gloria di Dio. Et Jésus debout. E Gesù che stava alla destra di Dio. Alla droite de Dieu. Stava in piedi alla destra di Dio. Et pourquoi debout? Perché in piedi? Parce qu'il était prêt à revenir. Perché era pronto a ritornare. C'était une occasion que Dieu donnait à son peuple. Era un'occasione che Dio offriva al suo popolo. De reconnaître la divinité de Jésus. Perché riconoscesse la divinità di Gesù Cristo. Et le Seigneur aurait pu revenir. E il Signore avrebbe potuto ritornare. Mais on n'a pas cru le témoignage d'Étienne. Ma la testimonianza di Stefano non è stata creduta. Et désormais dans les Hébreux vous voyez le Seigneur assis. E da questo momento voi troverete Gesù nella lettera agli Ebrei che è seduto. Assis à la droite de Dieu. Seduto alla destra di Dio. Là il le voit debout. Qui invece viene visto il Signore Gesù in piedi. Alors ils ont poussé des cris. Allora questa gente manda delle grida. Et ils l'ont lapidé. E hanno lapidato Stefano. Et un jeune homme nommé Saul gardait leurs vêtements. C'è un giovane chiamato Saulo che è lì che sta guardando, conservando i vestiti. Verset 59. E versetto 59. Il lapidare Etienne dice, criait e disait. Lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: Seigneur, reçois mon esprit. Signore, ricevi il mio spirito. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Signore, non imputare loro questo peccato. Et après cela, il s'endormit. E detto questo, si addormentò. Comme c'est beau de mourir pour le Seigneur. È bello morire per il Signore. Même sur la rue. Anche se questo avviene per strada. Assommé de pierre. Anche se viene se avviene con una lapidazione. Il s'endort dans le Seigneur. Quest'uomo si addormenta nel Signore. Alors qu'il y en a tant qui gémissent dans leur lit. Mentre invece ce ne sono molti che gemono nei loro letti. Et qui ont peur du jugement. E che hanno paura del giudizio. Étienne est heureux. Stefano è felice.
Voilà un autre témoignage que Jésus est dans le ciel. Ecco un'altra testimonianza che Gesù è nel cielo. Et ce Saul de Tarse. E questo Saulo da Tarso. Qui a peut-être cru que c'était un visionnaire seulement. Che forse in quel momento ha pensato che Stefano fosse un visionario. Il n'a pas été tellement impressionné. E non è stato molto impressionato da quel fatto. Il croyait les mensonges des gardiens du tombeau. Perché Paolo era uno che in quel tempo credeva le bugie, le menzogne dette dai guardiani della tomba. Et comme Étienne faisait partie de ses disciples. E come Stefano, e da quel, insomma, le bugie dei guardiani e... Siccome Stefano faceva parte di questi discepoli, il racconta le même catechisme. Ebbene, raccontava lo stesso catechismo. Et pourtant, ce Saul de Tarse. Eppure, questo Saulo da Tarso, plein de haine, pieno di odio, blasfemateur, bestemmiatore, persecuteur, persecutore, incredulo, incredulo, concernant Jésus, incredulo riguardo a Gesù. Sur le chemin de Damas, quando si trova sulla via di Damasco, alors qu'il va pour faire du mal aux croyants de Damas, mentre è incamminato per fare del male ai cristiani di Damasco, il est terrassé, viene atterrato, et dans une lumière éblouissante, e in una luce sfolgorante, il entend une voix du ciel, sente una voce dal cielo, chapitre 9 des Actes, al capitolo 9 degli Atti. Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui le dire? E lui risponde: Mais qui es-tu, Seigneur? Signore, chi sei? Je suis Jésus. Io sono Gesù. C'est toujours je suis. È sempre l'io sono. Je suis Jésus que tu persécutes. Io sono Gesù che tu perseguiti. Et pour moi cette parole est merveilleuse. E per me questa parola è meravigliosa. Et je voudrais qu'elle soit merveilleuse pour e vorrei fosse per voi meravigliosa. Parce que c'est tout le secret de Saint Paul. Perché questo è tutto il segreto della vita di Paolo. Il a compris qu'en touchant les croyants. Paolo ha capito che toccando ai credenti, c'était le Christ lui-même qu'il touchait. Toccava a Cristo stesso. Il a realizzato ce che était le corps de Christ. E ha realizzato in quel momento il corpo, che cosa fosse il corpo di Cristo. E il a eu la révélation de l'Église. E ha avuto la rivelazione della Chiesa. Qui est son corps. Che è il suo corpo. Et dont chaque croyant est un membre. E il corpo che ha in ogni credente un suo membro. Et cela a changé sa vie. E questa visione ha cambiato la sua vita. Et de persécuteur, e da persecutore il est devenu le persécuteur. Diventa il perseguitato. Celui qui a tant souffert pour le corps de Christ. Colui che ha sofferto tanto per il corpo di Cristo. Et qui nous a donné dans les épîtres, e che ci ha dato nelle sue lettere, toutes les preuves qu'il y a un homme dans le ciel. Tutte le prove che c'è un uomo nel cielo. Je ne veux pas vous donner toutes les citations. Non vi cito adesso tutti i brani che Paolo ha menzionato. Vous méditerez vous-même. Voi mediterete i suoi scritti. Dans les Corinthiens. Nei Corinti. 2 Corinthiens 3:18. Seconda Corinti 3:18. Si nous contemplons le Seigneur. Dice contemplando lui. Nous sommes transformés à son image. Noi siamo trasformati alla sua immagine. De gloire en gloire. Di gloria in gloria. Comme par le Seigneur en esprit. Come per il Signore in spirito. Mais il faut regarder où est Jésus. Ma dobbiamo guardare dove si trova Gesù. Et ce n'est certainement pas la télévision qui vous le montre. Non sarà sicuramente la televisione che ce lo indicherà. Vous pouvez être sûr de cela. E voi potete essere certi di questo. Oh, je sais qu'il y a deux chaînes de télévision. So che ci sono due canali televisivi. Il y a celle du ciel, du Seigneur. C'è quello del Signore. Et vous savez que hier il y avait cette télévision là. E voi sapete che ieri c'era questa televisione. Et peut-être que vous pourriez demander. E forse voi potreste chiedere oggi. Une vidéocassette. Una videocassetta della visione di ieri, vi ricordate? Sur ce qu'a été hier. Su quello che abbiamo visto ieri. La fête de Bethel. La festa di Bethel. Pour savoir. Per sapere. Si c'était une fête de la maison de Dieu. Per rendervi conto se era una festa della casa di Dio. Ou si c'était la fête des veaux d'or. O se era la festa del vitello d'oro. Parce que Bethel. Perché Bethel a représenté les deux choses.
ha rappresentato le due cose. Ce qui est de Dieu, quello che è di Dio, l'échelle de Jacob, la scala di Giacobbe, la relation entre Dieu la relazione fra Dio e gli uomini. Et c'est merveilleux. Ed è una cosa molto bella. Mais Jéroboam, ma c'è anche la questione di Geroboamo, avait conçu dans son esprit, che nel suo spirito aveva concepito une fête, una festa, pas celle que Dieu avait ordonné, non la festa che Dio aveva ordinato, mais une fête qui lui était inspirée par ses propres pensées. Ma una festa che era stata ispirata dai suoi propri pensieri. Alors nous devons toujours penser à cela. E noi dobbiamo sempre pensare a questo. Même quand nous organisons une fête. Anche quando organizziamo una festa. Parce que il y a aussi une autre chaîne de télévision. Perché c'è anche un'altra catena un altro canale televisivo. Dont le chef est Satan. È manipolatore del quale è Satana. Et toutes les puissances spirituelles de méchanceté. E tutte le potenze spirituali della malvagità. Qui sont dans les lieux célestes. Che sono nei luoghi celesti. Et qui peuvent aussi nous donner la videocassette. E possono mandarci la loro videocassetta. Vous savez que le diable a dit à Job. A voi sapete benissimo che il diavolo ha detto a Giobbe. Qu'il avait vu Job. Aveva visto Giobbe, l'ha dit à Dieu. Oui, l'a dit à Dieu. Ha detto a Dio che aveva visto Giobbe. E l'apostolo Paolo nous dit. E l'apostolo Paolo ci dice. Que du haut du ciel. Che dall'alto del cielo. C'est par notre témoignage. Sarà attraverso la nostra testimonianza. Le témoignage de l'Église. La testimonianza della Chiesa. Que les anges apprennent la grâce de Dieu pour che les gli angeli apprendono quale sia la grazia di Dio verso gli uomini. Je ne me permets pas de porter un jugement. Non mi permetto di dare un giudizio. Mais je vous demande de réfléchir. Ma vi chiedo ora di riflettere. Ce n'était pas préparé. Non era preparato. On m'a demandé quand j'étais à table. Mi hanno chiesto ieri mentre ero a tavola. D'attendre la fin de la réunion. Di aspettare la fine dell'incontro. Et d'apporter un message. E di dare un breve messaggio. Alors vous pensez bien que j'étais qu'une prière. Voi immaginate che per me è stata una preghiera. Pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que je peux dire? Ho chiesto, Signore, che cosa devo dire? Et alors dans mon cœur. E nel mio cuore. Bethel. Oh, questa parola, questa espressione, Bethel. 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 A risonné. Questa parola ha risuonato nel mio cuore. Et là, dans ce moment. E in quel momento. J'ai vu les deux Bethel. Ho visto i due Bethel. Parce qu'il y a deux, c'est toujours la même ville. È sempre la stessa città. Et j'ai pensé à vous. Ma ho pensato a voi. C'est vous qui pouvez empêcher que Bethel devienne le lieu des veaux d'or. Siete voi che potete impedire che Bethel diventi il luogo del vitello d'oro. Ceux qui ont commencé l'œuvre de Bethel. Coloro che hanno iniziato l'opera di Bethel. Ont voulu que Bethel soit la maison de Dieu. Han voluto che Bethel fosse la casa di Dio. Pour donner la parole aux âmes. Per dare la parola alle anime. Et ils ont été bénis. E sono stati benedetti. Eh bien, je vous demande. Ebbene, vi chiedo. Si vous voulez continuer Bethel. Se voi volete continuare Bethel. Que vous continuez dans la ligne de la maison de Dieu. Che voi possiate continuare sulla linea e nella linea della casa di Dio. Parce que le monde invisible vous observe. Perché il mondo invisibile vi osserva. Et je le demande aussi pour moi. E questo lo chiedo anche per me. Vous savez, il y a plus de 50 ans que je fais des camps. Sapete, sono ormai 50 anni che faccio dei campi. Dans beaucoup de pays du monde. E li faccio in molti paesi del mondo. Aussi bien en Asie. In Asia. Qu'en Europe. In Europa. Aux États-Unis ou en France, negli Stati Uniti, in Francia, ou en Belgique, in Belgio, et en Italie, anche in Italia. Alors chacun a son caractère, chacun a ses habitudes. Così ognuno ha i suoi ognuno ha il suo carattere, le sue abitudini. Chacun ses manières. Ognuno ha i suoi modi di fare. Et je suis un homme qui se fait à tout. E io sono un uomo che cerco di farmi tutto a tutti. Mais ce qui est mélange, ma quello che è miscuglio, produit toujours dans mon cœur de la souffrance. Produce sempre in me sofferenza. Faut pas mélanger les choses spirituelles. Non possiamo mischiare le cose spirituali.
avec ce qui est vraiment humain. Con le cose che sono solamente umane. Et je suis pleinement humain. E io sono pienamente umano. Et j'aime aussi rire. E mi piace ridere. Mais pas quand les choses sont mélangées. Ma non mi piace quando le cose sono un miscuglio. Je ne vois pas l'apôtre Pierre. Non posso immaginare l'apostolo Pietro rigoler sur l'apôtre Paul. Fare delle risate, farsi delle belle risate sull'apostolo Paolo. Au contraire. Farsi delle belle risate non dice rigoler, vuol dire prendere in giro. Parce que Pierre a parlé de Paul. Pietro ha parlato di Paolo. Il a dit qu'il y avait des choses compliquées à comprendre. E ha detto che di Paolo c'erano cose complicate da capire. Qui n'était pas facile. E non era facile. Mais il n'a pas ri de Paul. Ma non ha preso in giro Paolo. Alors, moi je comprends bien, moi aussi je suis un homme. Bene, io capisco e sono un uomo. Je ne me prends pas au sérieux. Non voglio prendermi sul serio. Je sais qu'on peut faire la plus abominable caricature de moi. Io so che si può fare la più abominevole caricatura di me. Et vous auriez raison. Avreste anche ragione. Je ne me prends pas du tout au sérieux. Non prendo sul serio questo. Et je ne me vexe pas. Non voglio offendermi. De moi vous pouvez rire. Potete ridere di me finché volete. Mais faites attention. Ma attenzione. Ne mêlez pas la parole du Seigneur. Non mischiamo a tutto questo la parola del Signore. Parce que si quelqu'un du monde venait, perché se qualcuno del mondo fosse presente, il ne prendrait pas ce christianisme au sérieux. Non prenderebbe questo cristianesimo sul serio. Alors souvenez-vous que ce n'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul. Quindi ricordatevi che non sono io che ho inventato quello che vi sto dicendo. Le nom de Bethel. Il nome di Bethel. Nous conduit à deux passages. Ci conduce a due luoghi diversi. Le 28 de la Genèse. Ci conduce al capitolo 28 della Genesi. Où Dieu se révèle à Jacob. Dove Dio si rivela a Giacobbe. Mais aussi le 12e chapitre et 13e chapitre du premier livre des rois. Ma ci conduce anche al 12° e 13° capitolo del primo libro dei re. Et si vous lisez cela, e se voi leggete questi passi, vous comprendrez. Voi comprenderete. Alors mes amis, lisez les épîtres. Quindi amici miei, leggete le epistole. Et vous saurez que le Seigneur est dans le ciel. E voi saprete che il Signore è nel cielo. Dans les Ephésiens. Per esempio gli Efesi. Dans les Philippiens. Negli Efesi, nei Filippesi. Nous attendons Jésus du ciel. Noi aspettiamo Gesù che viene dal cielo. Philippiens 3:20. In Filippesi 3:20. Colossiens chapitre 3. Colossesi capitolo 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Se voi siete risorti con Cristo. Pensez aux choses qui sont en haut. Pensate alle cose da alto. Où le Christ est assis. Dove Cristo è seduto. Thessaloniciens 1:10. Tessalonicesi 1:10, prima Tessalonicesi 1:10. On est converti pour attendre du ciel. Siamo convertiti per aspettare dal cielo. Gesù. On a abbandonné les idoles. Abbiamo abbandonato gli idoli. Et on attend Jésus du ciel. E aspettiamo Gesù dal cielo. Qui nous délivre de la colère à venir. Che ci libera dall'ira a venire. Et surtout lisez l'épître aux Hébreux. E soprattutto leggerete la lettera agli Ebrei. Parce que ce que je vous ai dit sur les psaumes. Perché quello che abbiamo detto, che vi ho detto intorno ai salmi. Que l'on connaît pas les pensées du Seigneur si on n'a pas lu les psaumes. E cioè che non conosciamo il pensiero di Dio se non abbiamo letto i salmi. On ne sait rien de la vie de Jésus. Ebbene, non sapremo nulla della vita di Gesù nel cielo si on ne s'est pas plongé dans l'épître se non abbiamo se non ci siamo immersi nella lettera agli Ebrei. Ayant tout accompli, avendo compiuto ogni cosa, il s'est assis à la droite si Dieu. È seduto alla destra di Dio. Et pour nous, au chapitre 2, e al capitolo 2 nous voyons Jésus. Noi vediamo Gesù. Couronné de gloire et d'honneur. Coronato di gloria e d'onore. Et c'est cela qui donne le ton au culte. Ed è questo che dà il tono al culto. C'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. E di avere lo sguardo fisso su Gesù. Comme vous l'avez aussi dans le chapitre 12. Come lo troviamo scritto anche nel capitolo 12 della stessa lettera. Nous courons la course en ayant les yeux sur Jésus. Noi corriamo avendo lo sguardo fisso su Gesù. Alors que fait-il? Che cosa au ciel? Che cosa fa Gesù in cielo? Il est notre souverain sacrificateur. È il nostro sommo sacerdote. Il a apporté son sang. Ha portato il suo sangue. Et comme souverain sacrificateur, e come sommo sacerdote, il nous porte sur son cœur.
ci tiene sul suo cuore. Où nos noms sont écrits. Dove i nostri nomi sono scritti. Il nous porte dans ses affections. Ci porta nei suoi affetti. Il nous porte sur ses épaules. Ci porta sulle sue spalle. Comme le sacrificateur avait le pectoral. Come il sacerdote che portava un pettorale. Et les 12 pierres. Con sopra le 12 pietre. Où étaient gravés les 12 noms des tribus. Dove erano incisi i 12 nomi delle tribù. Portés sur son cœur. Portati sul suo cuore. Porté sur ses épaules. Portati sulle sue spalle. Che è il siège de la force. Che è la sede della forza. E l'Epître aux Romains nous dit qu'il intercède pour nous. E la lettera ai Romani ci dirà che lui intercede per noi. Et quand vous arrivez dans l'Epître de Jean. E quando poi noi arriviamo alla lettera di Giovanni, lettere di Giovanni. Vous voyez Jésus. Noi vediamo Gesù. Qui est notre avocat. Che è il nostro avvocato. E qui défend notre cause. Che difende la nostra causa. Quand nous avons péché. Quando abbiamo peccato. Notre avocat. Il nostro avvocato. Si nous confessons nos péchés. Se noi confessiamo i nostri peccati. Il est fidèle et juste. Lui è fedele e giusto. Pour nous pardonner. Per perdonare. Et nous purifier de toute iniquité. E purificarci da ogni iniquità. Alors cette nuit, j'ai cherché aussi à me placer moi-même. Ebbene, questa notte ho cercato di porre me stesso. Et à vous placer aussi avec moi. E voi con me. Sous le sang précieux de Christ. Sotto il sangue prezioso di Cristo. Pour que nous puissions finir ce camp. Perché noi potessimo finire insieme questo campo. Qui, je le répète, est probablement le dernier pour moi ici. E ripeto, forse è l'ultimo per me. Eh bien, que nous soyons dans la joie. Perché noi siamo nella gioia. Et que le Seigneur puisse nous approuver. E che il Signore possa approvarci. Et faire son œuvre dans nos cœurs. E compiere l'opera sua nei nostri cuori. Il y a un homme dans le ciel. C'è un uomo nel cielo. Il n'est ni américain. Non è americano. Ni russe. Non è russo. C'est mon Seigneur. È il mio Signore. C'est mon Sauveur. È il mio Salvatore. C'est celui que je désire honorer. È colui che io desidero onorare. Jusqu'à la fin de ma course. Fino alla fine della mia corsa. Et peut-être est-elle proche. E forse è anche vicina. Mais si je dois vivre. Ma se devo ancora vivere. Il en vaut encore la peine. Ebbene, varrà ancora la pena. Parce qu'il y a d'autres pays. Perché ci sono ancora altri paesi. D'autres âmes. Ancora altre anime. Qui ont soif, qu'on leur rapporte la parole. Che hanno sete e aspettano che gli si porti la parola. Seulement la parole de Dieu. È solo la parola. Et leur parler des choses célestes. Lui ha parlato delle cose celesti. Gesù ha pu tellement peu parler des choses célestes. Gesù ha parlato. Je n'ai pas bien saisi. Il n'a pas pu c'est parler la parole. Beaucoup. Ah, Gesù ici n'a pas pu. Ici bas. Ah, Gesù qui non ha parlato molto delle cose celesti. On ne croyait pas quand il parlait des choses terrestres. Perché non lo credevano neanche quando parlava delle cose terrestri. Mais le Saint-Esprit, ma lo Spirito Santo qui a été donné aux apôtres, che è stato dato agli apostoli, nous a instruit sur les choses célestes. Ci ha istruiti intorno alle cose celesti. Et je voudrais que par l'Esprit vous soyez déjà entrés dans ces choses. E io vorrei che per lo Spirito voi foste già entrati in queste cose. Combien sont aimables les demeures de la maison du Père. Quanto sono amabili le dimore dell'Eterno. Et il n'y a pas seulement un homme dans le ciel. Ma non c'è solamente un uomo nel cielo. Il y a un livre dans le ciel. C'è un libro nel cielo. Et bien d'autres choses. E ci sono anche tante altre cose. Mais ce livre, c'est le livre de vie. Ma questo libro è il libro della vita. Alors, réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans le quindi rallegratevi se i vostri nomi sono scritti in quel libro. Personalmente, je crois que tous les noms des créatures penso che tutti i nomi delle creature ont été écrits dans le livre de vie. Siano stati scritti nel libro della vita. Dieu n'a pas envoyé les gens vers l'enfer. Dio non ha mandato le persone all'inferno. Il n'a pas prédestiné les gens à la peine éternelle. Non ha predestinato gli uomini alla pena eterna. Gesù ha detto che il diavolo était préparé pour les anges, que l'enfer était préparé pour le diable et ses anges. Gesù ha detto che l'inferno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli.
De sorte que personne n'est prédestiné à la perdition. E così vediamo che nessun uomo è predestinato alla perdizione. Mais si dans votre vie, ma se nella nostra vita vous refusez le Seigneur, noi rifiutiamo il Signore une fois, una volta, deux fois, due volte, trois fois, tre volte, quatre fois, quattro, cinq fois, cinque volte, alors qu'est-ce qu'il risque vous arriver? Che cosa rischiate? Que Dieu efface votre nom. Che a un certo momento il Signore cancelli il vostro nome. Il n'a pas voulu effacer le nom de Moïse. Non ha voluto cancellare il nome di Mosè. Che lui aurait voulu qu'il soit effacé, mais que les autres soient sauvés. Lui voleva che fosse cancellato pur di salvare gli altri. C'est celui qui reste dans son péché. Ed è colui che non sarà cancellato colui che rimane nel suo peccato. Tandis que celui qui poursuit avec Jésus. Mentre chi cammina con Gesù. Il a dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Viene detto di costui, non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Et devant le grand trône blanc, e di fronte al gran trono bianco, seul ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie, solo colui che avrà il suo nome scritto nel libro della vita, ont été sauvés. Sarà salvato, saranno salvati. Alors demain, domani, si nous y arrivons, se noi arriveremo a domani, nous vous parlerons de ce règne, parleremo di questo regno, celui qui est dans le ciel, colui che è nel cielo, et qui voudrait commencer par régner dans vos cœurs, e che vuole regnare ora nei vostri cuori, il voudrait aussi régner dans le monde entier, vuole regnare sul mondo intero, et son règne vient, e il suo regno viene. Amen. Amen.